radio e televisione. Eccoci qua, irrequieto, irrequietissimo il nostro ospite, Giuseppe Gottardo. No, no, non sono affatto irrequieto. È che volevo parlare di cose molto serie con il nostro grande interlocutore televisivo e abbiamo rimandato a un'altra occasione. Volevo parlare del superamento del concetto ormai esistente di democrazia continuativa. Ne parleremo. Grazie. Oggi però parliamo dei libri del mese. Sono a sua disposizione. Anche perché il primo è di straordinaria attualità dopo la fotografia del buco nero ed è questo: Albert Einstein, il costruttore di universi, scritto da Vincenzo Barone con la prefazione di Giulio Giorello, filosofo se non vado errato. Sì, scrittore di filosofia. Questa è la storia di una figura grandiosa e complessa, dalla vita pubblica improntata ai più nobili ideali e dalla vita privata irrequieta. Avete qualcosa di simile? La storia di uno scienziato umanista, il cui sguardo acuto spaziò dalle profondità della materia all'universo infinito, mai dimenticando di volgersi solidale al mondo tragico degli uomini. Aveva una caratteristica fondamentale, Albert, che il volontariato non sapeva cos'era e non voleva mai parlarne. Einstein, ai suoi tempi naturalmente, Einstein sì, ha avuto anche importanza nel secolo passato, ma indubbiamente cominciò all'inizio del Novecento a essere un personaggio importante. È una personalità molto complessa. Molto complesso, non c'è dubbio, naturalmente. Però Barone sa parlare intelligentemente, costruttore di universi l'ha chiamato, perché non c'è dubbio che sui concetti tipici della fisica, della geologia e anche della ricerca sociologica, Albert Einstein costruì veramente l'universo, ma non l'universo solo quello che noi pensiamo al di sopra delle stelle o sulle stelle, ma anche l'universo concreto in cui ci troviamo a operare. Il libro è una biografia o approfondisce le teorie? Riesce in qualche maniera a divulgarle? No, prima sì, è una biografia leggera, infatti è fatto molto bene perché ha anche un sistema di documentazione notevole, documentazione naturalmente. E questo è quanto mai utile, ma specialmente perché Einstein era un personaggio notevole che non solo pensava al proprio mondo legato alla sua filosofia, alla sua socialità, ma pensava anche ai tipi diversi che esistono in questo mondo attuale. Questo era Einstein. Esempio, in questo libro si parla chiaramente dell'infanzia e la giovinezza di Einstein, cioè è giusto anche far capire da dove proveniva, in che famiglia. È una famiglia benestante, di gente che aveva già adoperato la mente per usufruire anche della propria vita. Ma è vero che a scuola era un po' discolo. Ma discolo per forza, perché si muoveva. Uno che è bravo, che è un po' signorino a scuola. Io non sono mai stato. Purtroppo mi mandavo più volte fuori dalla classe che dentro la classe, ma questo non ha importanza. Ma la sua fama mondiale la prende partendo da cose normali, da cose che capitavano nella società dell'epoca e trovando un elemento sociale, un elemento fisico, fisico veramente nel senso della parola, della physis. E c'è una famosa sua frase qui che è riportata: Dio non gioca a dadi. Certo. Non pensate con Dio che questo butta un dado e in base al dado che nasce 6, 7, 8, 9, voi possiate trovare una soluzione. No, Dio stesso vuole che l'uomo ricerca. Se ricerca deve trovare una sua strada. E i grandi sociologi, e indubbiamente personaggi di fisica come è stato Einstein, devono dare anche un elemento positivo di attenzione. Grazie. Allora, Albert Einstein, il titolo di questo libro, Il costruttore di universi, edito da Vincenzo Barone, con la prefazione di Giulio Giorello. Un libro, insomma, come dicevo all'inizio, di straordinaria attualità. Il secondo libro non è d'attualità, ma di un autore classico. Parliamo di Cesare Pavese, anche se in questo caso probabilmente non è uno dei suoi testi più conosciuti. Parliamo di Dialoghi con Leucò.
O Leuco di Signoglia. E sempre dalla quarta di copertina leggo: gli dèi non ti aggiungono né tolgono nulla, solamente d'un tocco leggero ti inchiodano dove sei giunto. Quel che prima era voglia, era scelta, ti si scopre destino. Non c'è dubbio che anche questo libro tratta di problemi esistenziali, problemi cosiddetto sociali della società. E questa è una situazione molto interessante. Naturalmente, qui si parla di un insieme di situazioni. Non è un libro molto scorrevole, questi dialoghi di Leuco. Cesare Pavese non è un certo scrittore facile. Ma no, è un pensatore. E quando pensa, sa far pensare anche gli altri. C'è un bellissimo, per esempio, titolo, ma anche bellissimo, 6-7 pagine, vediamo quante. Eh sì, sono 8 pagine. La vigna. Perché la vigna cos'è? Rappresenta l'elemento rurale per eccellenza. Già ai tempi degli ebrei, ai tempi di Mosè ed altri, si parlava della vigna. La vigna, che, latte e miele e vigna che gli ebrei dovevano curare e avere con attenzione. Esempio, poi parla anche sempre degli argonauti. Se noi domandiamo spesso ai nostri giovani chi sono gli argonauti, non ti sapranno dire niente, perché ormai i grandi elementi storici, l'Iliade, Odissea ed altri, sono perfettamente sfuggiti e ignorati. C'è, esempio, un altro bellissimo libro che parla delle streghe. Le streghe esistono anche adesso. Sì. Cioè non nel senso attuale. Quando ci sono di quelle che promuovono se stesse, volontariato, loro non ne parliamo, l'utilizzo che fanno, cosiddette streghe, stregoni del volontariato, è un'innovazione per farsi mettere a contatto con gli altri, senza aver speso niente in ricerca propria intelligente spesso. Ha capito com'è la mia posizione? Esistono le streghe, esistono anche gli streghi però a questo ah, punto. Ah certo, in questo senso sì. C'è un altro bellissimo cosa, le cavalle, sì, perché il cavallo e la cavalla in particolare è indice di uno che si muove, che sta lì, uno che è a piedi fa poco, ma uno che è a cavallo in guerra una volta e anche adesso è uno che deve muoversi, deve sentire sotto di sé qualcosa che lo porta e lui deve frenarlo o incitarlo. Ma lei come qualificherebbe, come classificherebbe questo libro? Un libro che ti fa pensare leggermente, è quasi una novella semplicistica, semplice, ma non anedotica. È indubbiamente un dialogo, sono dialoghi brevi, perché stranamente Pavesi, che è un personaggio che ha un pensiero forte, sa anche essere presente nella società attuale. Ecco per cui ritengo che è opportuno La strada, L'uomo lupo. Chi è che parla adesso L'uomo lupo? Se noi andiamo a domandare a uno dei ragazzini, suo nipote, beh, i miei nipoti ormai sono laureati, quindi no, ma insomma i nipoti, spesso, ah, l'uomo lupo, ma non so, pensano subito a Tex o qualche altro, perché per fortuna in questo mondo attuale abbiamo i fumetti diretti e indiretti. Esempio, io sono un lettore di due elementi. L'elemento della moda femminile per mi apre la testa sul futuro di come è il mondo. E poi anche sul mondo di cosiddetti fumetti tipo Etex o altri. Perché anche questi, nella ricerca che fanno del presente e il superamento con metodi non solo semplici, ma anche complicati, la pistola, la carabina, eccetera, ti fanno sentire il futuro. Allora, Cesare Pavese, uno dei grandi autori della letteratura italiana, dialoghi con Leuco. Abbiamo ancora un paio di minuti, perlomeno accenniamo anche al terzo libro. Ah, è un libro interessantissimo. Carlo Gnocchi, Don Carlo Gnocchi, Cristo con gli Alpini. Eh beh, innanzitutto è un beato Don Carlo Gnocchi, perché questo, durante la guerra fascista, ha chiesto di andare in mezzo a dove c'erano i giovani che combattevano ed è andato, è stato lì.
Io ho avuto dei miei parenti anche che sono stati insigniti di medaglie importanti, no? Perché indubbiamente il fascismo sapeva trasmettere anche l'elemento di difesa di se stessi, di difesa anche della propria civiltà, che poteva essere discutibile. E Dognocchi va con gli alpini, specialmente in Grecia, dove lui trova un elemento positivo di ricerca di cambiare la società. E questo personaggio, Don Carlo Gnocchi, diventa importante, diventerà anche beato, ma indipendentemente dal fatto di essere sacerdote, lui era veramente un alpino. L'alpino è uno che sa sì vincere una guerra, portarsi avanti, eccetera, ma sa anche stare in mezzo alla società e creare attraverso la ricerca della novità del proprio io un elemento positivo sul continuare a vivere. Tra l'altro, devo dire, l'alpino, forse anche per gli ambienti che frequenta, è sempre portato alla spiritualità, cioè il binomio Cristo e alpini è un binomio ricorrente nella letteratura e nella tradizione. Grazie che lei ha saputo ricordare e completare quello che io volevo dire. Ci provo ogni tanto. Questo è il terzo libro di oggi, Carlo Gnocchi, Cristo con gli alpini. Grazie a Giuseppe Gottardo, scrittore, colui che noi amiamo definire il nostro scout tra gli scaffali delle librerie, attenzione, per consigliarci letture interessanti. Ma sappia che mi deve, per favore, dare spazio in questa televisione, potrei andare... Per parlare della democrazia. Democrazia! Lo faremo. Il concetto di democrazia che ormai sta per essere completamente, per fortuna secondo me, superato. Speriamo in meglio, con un altro tipo di democrazia probabilmente più partecipata. Grazie, alla prossima, grazie a Giuseppe Gottardo, a voi, ci si vede.